Ciao a tutti, ieri il nostro primo ministro Conte è stato in America in visita da Trump e tra le altre cose ha parlato di sanzioni alla Russia in una maniera che non mi è piaciuta molto per la sua superficialità, secondo me, perché prima di tutto ha ribadito la solita storia secondo la quale le sanzioni devono restare almeno fino a che la Russia non implementa gli accordi di Minsk, o Minsk come dice lui, ma questo non importa. Perché superficiale? Beh, perché secondo me non ha letto cosa dicono gli accordi di Minsk. Farò un video, non so se il prossimo, comunque cercherò di farlo molto a breve, in cui mostro il testo degli accordi di Minsk e vi dico punto per punto a che punto siamo e chi deve fare cosa, così capite che le cose non sono così come vogliono farvi credere. La seconda cosa che ha detto è che vorrebbe che le sanzioni non andassero a colpire gli strati più deboli della popolazione russa o le piccole imprese. Questa è un'affermazione di, secondo me, una grandissima ingenuità, perché le sanzioni vanno sempre a colpire gli strati più deboli, anche se magari direttamente vanno a colpire i politici, i banchieri, i grossi gruppi industriali. Queste comunque sono persone o entità con le spalle belle grosse e fanno sempre ricadere i danni su chi sta sotto. Pensate un po', un'azienda che non può ricevere credito dall'Occidente, dalle banche occidentali, magari è costretta a licenziare i dipendenti. Un politico o un grosso imprenditore trovano sempre un modo di farsi risarcire dalla collettività. Alla fine pagano sempre i più poveri, quelli che stanno in basso. È impossibile, secondo me, preparare delle sanzioni che vadano a colpire le fasce alte senza che poi i danni non ricadano su quelli che stanno sotto. Ecco, una cosa estremamente ingenua, secondo me, è detta solo per fini propagandistici, perché lui vuole dare l'impressione al suo elettorato che sta cercando di mantenere le promesse elettorali di ridurre o togliere le sanzioni alla Russia, mentre in realtà non si fa assolutamente nulla. Questo l'avevo già detto, che secondo me non si sarebbe mai fatto nulla, almeno con questo governo, e in effetti questa, secondo me, è l'ennesima conferma. Se al posto di Conte ci fosse stato Renzi, avrebbe detto esattamente le stesse cose, almeno riguardo alla Russia. Non vedo nessun cambiamento rispetto al pregresso. E l'unica nota che ho trovato positiva è che Conte, pur parlando un perfetto inglese, ha deciso di indirizzarsi al pubblico dei giornalisti in italiano. Ecco, l'unico di questi tempi dobbiamo accontentarci di questi enormi sforzi di difendere i nostri interessi, ecco, parlando la nostra lingua. Questo è quello in cui possiamo sperare. Per adesso accontentiamoci. Buona giornata a tutti. Ciao ciao.